Insuccesso del PD in provincia di Venezia, oltre il 42%. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, i candidati di centrosinistra sono in testa, come a Spinea, dove il sindaco uscente Silvano Checchin dovrà vedersela al ballottaggio con un altro ex primo cittadino, Claudio Tessari, e a Noale, dove la sfidante del PD Patrizia Andreotti vanta ben 10 punti di vantaggio sull'uscente Michele Celeghin. L'eccezione che conferma la regola è Giovanni Battista Mestriner, centrodestra, riconfermato sindaco di Scorzè col 58% dei voti. Effetto Renzi anche nella Marca. In provincia di Treviso il PD è il primo partito in 90 comuni su 95 e i sindaci uscenti leghisti sentono il fiato sul collo. A Mogliano Veneto Giovanni Azzolini è crollato al 22%. Meglio Gianantonio Darea Vittorio Veneto, ma la distanza col candidato di centrosinistra è minima. Sfide aperte per il ballottaggio anche a Paese e Preganziol. Qui l'uscente del Carroccio Sergio Marton è sotto di 2 punti rispetto allo sfidante del PD. Il successo del Partito Democratico alle europee non si è ripetuto nelle comunali. A Padova non si vince facilmente, ne sa qualcosa il vice sindaco reggente Ivo Rossi del PD, che si è fermato al 33,8%. Dovrà vedersela con leghista ed ex sindaco di Cittadella Massimo Bitonci, che ha raggiunto il 31,4%. Degli altri candidati, solo l'ex PDL Maurizio Saia ha ottenuto un risultato ragguardevole. Sgonfiati i 5 Stelle, tra europee e amministrative hanno perso metà dei voti.